Presidente del Consiglio, nei pochi minuti che ho a disposizione non tratterò tutti i punti che lei ha toccato, anche perché lo farà il Presidente Cicchitto nell'intervento spiegando le ragioni e il contributo che il nostro gruppo vuole dare alla presenza del Governo italiano nel Consiglio europeo. Ma mi preme affrontare un tema che lei ha fatto bene. Ho preso appunti del suo intervento e devo dire che gli appunti che ho preso sono molto efficaci, inserendo i punti all'ordine del giorno del Consiglio europeo in un contesto che ormai non è più rinviabile. Lei, iniziando il suo intervento, ha detto: dobbiamo decidere se non solo per l'Italia, ma per l'intera Europa e per tutti i paesi europei, l'Europa è quel luogo dove si rispettano contratti e regole, oppure l'Europa è quel luogo che i nostri fondatori hanno voluto e che gli stessi italiani hanno voluto fortemente 2 anni fa quando hanno rivotato alle elezioni europee, combattendo i populismi e gli estremismi e bocciando gli estremismi e i populismi, e l'Europa politica si deve ricordare di questo risultato. L'Europa è quel luogo dove si sta insieme non per contratti o regole, ma per una visione comune, per, come lei ha detto, per un senso di comunità. Guardate, non è indifferente questo punto, perché se la politica italiana, la politica europea e la politica dei singoli paesi fondatori non riparte da questa coscienza, non comprende quello che sta accadendo. Nonostante tutto e tutti, l'Europa è in crisi. È in crisi di identità, è in crisi di efficacia. E non solo è in crisi l'Europa, ma sono in crisi drammaticamente anche i grandi partiti fondatori dell'Europa. Il nostro Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista Europeo, le grandi famiglie, perché affrontano negli ultimi anni e si concentrano sulle regole o sui contratti e non invece su come rimettersi in gioco in una visione politica dell'Europa. E mi perdoni, non credo che lei, Presidente del Consiglio, debba portare in sede di discussione la proposta legittima dei colleghi dei 5 Stelle che a un referendum ovviamente non ci deve essere quorum. È chiaro che il Movimento 5 Stelle non vuole un quorum al referendum, e lo dica anche in Europa, semplicemente perché alle quirinarie, alle comunarie partecipano decine di cittadini. A Milano hanno fatto le loro comunarie, 75 persone hanno deciso che il candidato sindaco di Milano è una certa signora. E evidentemente non è questo il tema che è a cuore dell'Europa. Allora, se è in crisi l'Europa, io le leggo e le invito a rileggere anche in sede di Consiglio europeo un intervento che è stato fatto a Strasburgo da una persona, da una grande persona a cui tutti, laici e cattolici, fanno riferimento in questo momento. Dice questa persona: l'Europa è stanca, è invecchiata, sembra una nonna, non più fertile e vivace. Hanno perso forza, i cui ideali hanno perso forza a favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. È stato l'intervento di Papa Francesco a Strasburgo, recentissimamente. Allora, è evidente che si può affrontare il tema della Brexit, il tema dell'immigrazione, il tema della politica economica, della crescita, solo in questo contesto, solo se vogliamo giocare una partita per rifare un'Europa più forte o meno. E guardate, lo dico anche a chi ci ascolta, che il problema non è banale, è molto concreto. Perché quando il Presidente del Consiglio dice: signori, noi vogliamo rispettare le regole e siamo sotto il 3% del deficit, ma non possiamo non pensare ai nostri cittadini e dire che senza crescita, senza diminuzione della pressione fiscale, c'è un dato, e lo dico a tutti, che ha pubblicato oggi Confcommercio: dal 1995 al 2015 le tasse centrali erano nel 1995 228 miliardi di euro, oggi sono 393 miliardi di euro. Le tasse locali che i cittadini italiani pagano nel 1995 erano 30 miliardi di euro, oggi sono 103 miliardi di euro. Allora, quando si dice che il problema è la crescita e lo sviluppo e che dobbiamo avere flessibilità non per chiedere qualche cosa, lo si dice perché nel momento in cui la Spagna oggi viene additata come esempio della crescita, cresce più del 3, al 3,2 nel 2015, noi allo 0,7, meno male che iniziamo a crescere. Il problema è molto semplice. Che cosa vuol dire che tu il tuo rapporto deficit-PIL lo porti al 5%? Quanto vale un punto di percentuale? Lo dico a chi è qui in aula e a quelli che mi stanno ascoltando. Quanto vale un punto? Per l'Italia, che ha un PIL diverso dalla Spagna, vale 15-16 miliardi di euro.
Vuol dire che due punti, noi siamo al 2,6, due punti, sfondando oltre il 3%, vuol dire che noi potremmo mettere in gioco oggi 35-40 miliardi di euro per fare l'abbassamento di pressione fiscale più alta che si sia mai vista in qualsiasi paese, come ha fatto e ha citato bene l'Inghilterra. Allora, rispettare le regole vuol dire che lo si fa chiedendo un sacrificio anche ovviamente ai cittadini italiani, solo se c'è una prospettiva comune. Solo se c'è una visione comune e non serve, lo dico a Draghi e concludo, se ho ancora un minuto di tempo, che stimo moltissimo, il Presidente Draghi lo stimo moltissimo, ma la proposta di un ministro del comune della politica economica, che senso ha se non è inserita in una proposta di una politica, di un governo, di un Presidente dell'Europa e del Consiglio europeo che è eletto dai cittadini? Perché se no, alla fine vincono i nazionalismi e sull'immigrazione si costruiscono anziché accettare la sfida. Lo ricordo al mio amico Brunetta, eravamo soli a dire che Lampedusa era il confine dell'Europa e non dell'Italia. Oggi la risposta di tutti è rinchiudersi nei propri nazionalismi. Noi non l'abbiamo fatto allora. E oggi invece sembra che bisogna costruire i muri. Allora, il tema è esattamente questo. Perché se no la reazione di fronte alle crisi è che quando proponi, per esempio, che di assumerti, come proponemmo nel 2009, il debito comune per l'Europa, rispondi di no, perché tocca il tuo interesse nazionale. Allora, mi dispiace per chi pensa che, pur avendo appreso appunti il suo intervento e le questioni che lei ha posto con decisione siano cose che non c'entrano con la realtà. Sono l'essenza della realtà per chi crede, grazie, per chi crede alla politica. Alla politica con la P maiuscola e alla politica che ha diverse identità, ha diverse visioni, ma ha a cuore un unico interesse, l'interesse dei nostri cittadini italiani e l'interesse dei cittadini europei. Grazie. Grazie.